Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un piccolo video ed è un piccolo video di recensione di un prodotto. Sono completamente struccata, non ho nulla sul viso se non appunto i miei vari prodotti skincare. È una giornata veramente terribile, piove, io sono anche un pochettino meteoropatica, quindi per tirarmi su un po' di morale, mi sono messa a fare un po' di cosette al PC, a mettere via un po' di prodottini e a sistemare anche quelli finiti, per cui mi sono decisa a girare questo video in modo che posso anche poi sbarazzarmi di alcune cose, finalmente buttarle perché ve le ho mostrate e sono a posto. Quindi nulla, insomma, non mi scuso neanche più per il mio aspetto perché ormai siete abbastanza abituati a vedermi anche completamente struccata e insomma anche io non ho più così vergogna, diciamo, a mostrarmi al naturale. Allora, oggi appunto review di un prodotto, ma che poi non è un singolo prodotto, ma questa review vale, diciamo, per l'intera linea prodotto. E stiamo parlando degli shampoo secchi di Balea. Ve ne ho parlato già nei vari video di prodotti finiti che trovate sul canale, quindi nei video dei prodotti finiti, ogni volta che appunto finivo uno di questi shampoo ve lo mostravo e vi dicevo un attimino cosa ne pensavo e questa opinione, diciamo che in generale vale un po' per tutti i prodotti, appunto, perché non esiste solo uno, ma come vedete io qua, giusto per diciamo in rappresentanza, ne ho tre, ma ce ne sono di diverse tipologie che variano a seconda della stagione, edizioni limitate e quant'altro. Allora, questo, se non sbaglio, è il primo in assoluto che io ho comprato da DM, e appunto Balea, vi ricordo per chi non lo sapesse, che è una linea venduta appunto da DM. Non è una linea biologica, a differenza di Alverde, che è l'altra linea famosa che potete trovare sempre da DM, però è una linea che ha comunque in linea generale un buon inci quasi su tutti i prodotti e dei prezzi veramente bassi e qualità comunque eccezionale, considerando appunto il rapporto qualità-prezzo. Io non avevo mai provato shampoo secchi prima di provare questo. E ne avevo comunque sempre sentito parlare, tipo quello di Batiste o altri, insomma, prodotti un pochettino più costosi. Calcolate che questi prodotti si aggirano sugli 2 euro barra 3 al massimo, massimo. Mi sembra 1,70 euro, 1,99 euro, prezzi del genere, quindi non so se superano i 2 euro, forse 2,40 euro, 2,50 euro al massimo. Sicuramente i 3 euro non li superano. Per 200 ml di prodotto, sì, tutti e tre i flaconi, anche se di dimensioni diverse, sono tutti e tre da 200 ml. Allora, come funziona? Come tutti gli altri shampoo secco, lo dico per chi magari non l'ha mai utilizzato. È uno spray che si vaporizza sui capelli, si lascia agire una decina di minuti, dopodiché si va a rimuovere il residuo, vedrete come una sorta di polverina bianca su tutti i capelli, l'andate a rimuovere con un asciugamano e con una veloce spazzolata e i vostri capelli sono come nuovi. Per me è stata la rivoluzione nel senso che, soprattutto quando avevo poi i capelli molto colorati e volevo evitare di fare troppi shampoo per far sì che scaricassero troppo velocemente i capelli, sicuramente è stata la svolta perché io ho il capello che all'attaccatura risulta piuttosto grasso, ma ovviamente la lunghezza invece è molto secca e quindi non necessita di chissà quali lavaggi. Ecco, io anche se li lavassi una volta a settimana, per dire, nella parte delle lunghezze, non se ne accorgerebbe nessuno perché non è come l'attaccatura che appena la toccate si va un po' a lucidare e quindi dà l'effetto di avere i capelli sporchi perché sono un pochettino unti, perché si tocchinano, c'è il sebo della testa e quant'altro. Quindi io generalmente li lavo comunque 3 volte a settimana completamente, però ci sono quelle volte in cui magari per un motivo o per l'altro sembrano e risultano un pochettino più sporchi, e quindi saremmo portati a lavarli per uscire, per andare al lavoro, per comunque essere presentabili perché a nessuno piace avere la testa sporca, diciamo così. E quindi comunque,
bisogna calcolare, soprattutto nel mio caso con i capelli lunghi, anche un tempo di lavaggio non inferiore alla mezz'ora, comunque considerando sia il lavaggio che l'asciugatura che la pettinatura dei capelli, comunque richiede del tempo, cosa che a volte non si ha, ma si vuole comunque avere la testa pulita. Questo è sicuramente un buon compromesso perché permette di allungare i tempi del lavaggio, quindi di come emergenza, come prodotto SOS, aiutarci a rendere i capelli più puliti nell'immediato in modo da renderci presentabili per uscire per qualsiasi occasione abbiamo, che sia lavoro, che sia piacere, e arrivare così al giorno dopo senza l'ansia di essere in giro con i capelli sporchi. Per me è stato veramente comodissimo proprio per questo motivo, perché a volte capita, magari li ho lavati 2 giorni fa, però mi risultano un pochettino sporchi, però magari ho fatto chiusura, il giorno dopo faccio apertura, quindi non ho fatto tempo a farmi la doccia, non ho voglia di farmela alle 11 di sera, perché poi mi devo alzare presto il mattino dopo. Tac, che questo prodotto arriva al mio soccorso e mi fa sì che io possa arrivare al giorno dopo andando al lavoro col capello comunque a posto e posso farmi la doccia tranquillamente il giorno dopo, tranquilla, con tutta calma. Oppure per chi magari va in palestra o per chi va in vacanza, credo che sia veramente comodo. Ovviamente non sostituisce il lavaggio classico, quindi non è che dovete fare le zozzone dopo e spruzzarvi questo tutta la testa ogni volta che dovete lavare i capelli e non lavarli mai più. Ovviamente, questo mi sembra scontato, però insomma lo dico perché si sa mai. E quindi non sostituisce lo shampoo classico, non è che se fate questo siete a posto e potete non lavarveli, però sicuramente vi dà una grande mano. Questo in particolare, ma in realtà tutte le varie linee, perché come vedete sono tutte belle, carine, colorate, hanno sempre un packaging e una profumazione particolare accattivante, e ci sono anche delle edizioni limitate, un po' come tutti i prodotti Balea. Questo per esempio, vediamo se mette, se dice qualche cosa sulla fragranza, no, però sapeva di melone, sì, di anguria, di melone, insomma comunque di frutta fresca, e infatti il packaging richiama tantissimo a quest'idea ed effettivamente anche la fragranza richiamava queste immagini. Ottimo, veramente eccezionale. Questo è il primo che ho acquistato, ma in realtà non so come, ma nel corso del tempo, probabilmente nei miei sacchetti di prodotti finiti, quando ve ne ho fatti vedere altri, li ho buttati, mentre alcuni che avevo conservato sono rimasti lì, e quindi in questo momento ne ho 3, ma ne ho davvero usati altri nel corso del tempo. Questo, per esempio, oppure questa è un'altra versione, sempre appunto di shampoo secco. Questa forse era un'edizione limitata, vediamo, no, non c'è scritto, però era un'altra, sempre Balea come linea, però come vedete altro packaging e altra profumazione, questa era floreale e questi erano diciamo uguali come effetto, e sono entrambi di Balea. Questo invece è sempre acquistabile al DM, ma è di quest'altra linea di cui io vi ho già mostrato anche altri prodotti, il mio olio preferito per capelli, il mio shampoo antigiallo, la maschera, quindi questa è un'altra linea ancora, sempre per di DM, ma specifica insomma per capelli, di cui trovate diverse referenze, diversi colori a seconda della tipologia. E questo appunto era lo shampoo secco. Questo ha una formula con amido di riso, amido di tapioca e provitamina B5. Rinfresca la chioma conferendole un volume e un effetto opacizzante. Filtro UV. Questo appunto costava forse un attimino di più perché non avevo trovato gli altri quando avevo acquistato questo e quindi avevo cambiato e mi ero buttata su questa linea. Anche questa comunque si aggira più o meno sugli stessi prezzi, 2-3 euro, non di più, ed è una linea un pochettino più professionale, con la quale io mi ero trovata benissimo, e questo dà anche l'effetto volume. Ne avevo un altro di quelli di Balea che vi ho mostrato in uno degli scorsi video finiti,
che diceva che appunto aveva anche l'effetto volume. E io in quel video vi raccontavo che io la differenza, sinceramente, non l'ho notata più di tanto tra uno con effetto volume e invece uno shampoo normale come questi che non ce l'hanno. E che non riuscivo effettivamente a valutarvi questo effetto volume, perché diciamo che sì, un pochettino questa sorta di polverina che poi si attacca al vostro capello anche quando lo andate a pettinare, un pochettino comunque va a crearvi quell'effetto volume, ma dato dal prodotto, non da chissà che magia. Ma è una cosa molto lieve che io non ho notato significativa. Ecco, quindi vi dicevo che sia quello volumizzante o che sia quello normale, io non vi parlo di quello e non vi parlo dell'effetto volume perché io personalmente l'ho notato poco. Vi parlo proprio dello shampoo, con la sua funzione shampoo secco, stop. E in quel caso uno vale l'altro perché davvero ho trovato poche differenze, se non per il fatto che su quelli che mi diceva che dessero volume, sono rimasta forse un pochettino più perplessa perché mi immaginavo effettivamente un maggior volume, mentre non ho notato tutta questa differenza. E quindi forse al contrario mi aveva fatto rimanere un po' più perplessa riguardo al prodotto e quindi forse l'avevo apprezzato addirittura un poco meno rispetto alle varianti classiche. Io con le varianti classiche è vero, bisogna arrivare comunque, cioè bisogna lavarli, come vi dicevo, quindi non è che potete sostituirlo allo shampoo, però riuscivo a fare più di un giorno, quindi una volta usato lo shampoo secco, addirittura il mio capello non è che arrivavo a casa il giorno dopo e subito dicevo oddio che capelli devo lavarmeli, addirittura mi duravano tutto il giorno dopo sufficientemente belli. Poi dipende anche da quanto li avete lavati, quanto effettivamente erano sporchi, quanto ne avete utilizzato, quindi ovviamente sono tutte variabili che poi sono soggettive e vanno calcolate da voi stesse nel momento in cui le utilizzate. Però devo dire che a me la durata dell'effetto pulito o comunque in ordine sistemato, non sporco ai capelli, mi riusciva a durare comunque più di 24 ore, quindi un ottimo risultato. E devo dire che appunto anche con questo che costa un attimino appena appena di più mi sono trovata appunto benissimo, non ho trovato comunque grossi differenze che con questo, cioè la funzione è la stessa, la medesima, il risultato io l'ho trovato pressoché identico, anche perché appunto varia a seconda di quanto appunto lo utilizzo, quanto sono sporchi i miei capelli. Nel complesso sono prodotti ottimi e che vi consiglio, sia la linea classica Balea che questa invece che ha questo nome impronunciato, che io non ho ancora capito come appunto si dica Langar Madken, boh, non lo so, questa qui comunque ottima ottima linea, ve l'ho fatta vedere perché comunque è sempre un prodotto che potete reperire da DM, anche se non è Balea, è sempre una linea specifica loro ed è veramente molto molto simile. E quindi io assolutamente vi consiglio questi prodotti, mi sono trovata benissimo e proprio per questo non sento neanche l'esigenza di provare, testare altre tipologie di shampoo secco più costose perché so che mi trovo bene con queste che costano poco. Quindi se dovessi trovare un'altra linea di shampoo secco reperibile come questa e con un prezzo piccolino piccolino come questi prodotti, potrei pensare di provarli. Altrimenti sicuramente io non mi butto su prodotti più costosi perché con questi mi sono trovata egregiamente e quindi non sento assolutamente l'esigenza di cambiarli, anzi è un prodotto che mi piace, che ho acquistato più volte, ho riacquistato anche recentemente nella versione piccolina da viaggio, in modo che quando magari devo andare in giro, devo fare qualche weekend, qualcosa, chissà poi quando ormai, però vabbè. Comunque ce l'ho e quindi sono super soddisfatta di questo prodotto sia per il prezzo che per la resa. Io ve lo consiglio, se non avete mai provato shampoo secchi, provatelo, o se li avete provati e vi trovate bene, è un prodotto che utilizzate, ma non avete mai provato questi di Balea, io ve li consiglio assolutamente e anzi,
Se li avete provati o avete intenzione di provarli e li proverete, fatemi poi sapere la differenza, se c'è un'effettiva differenza tra questi prodotti che costano così poco ed altri prodotti invece magari più costosi e se avete mai notato delle differenze nell'uso e nel risultato, nell'utilizzo di appunto diversi tipi, diversi marchi di shampoo secco. Quindi mi raccomando, fatemelo sapere sotto nei commenti che sono curiosa. Per oggi, per questo video è tutto. Io vi saluto e vi mando un bacione. Al prossimo video. Ciao ciao!